Sono molto contenta di fare questa lezione sulla LIS. Che cosa vuol dire LIS? È un acronimo che vuol dire Lingua Italiana Segni e è la lingua del popolo segnante sordo italiano. In LIS si dice così. Quindi vedete che è proprio un acronimo, io disegno le lettere LIS, Lingua Italiana Segni. E questa è una lezione in cui c'è bisogno di tutte e due le mani. Quindi la registriamo così, c'è bisogno di questo spazio, per esempio, vedete questo spazio che in qualche modo mi circonda in questo schermo, è lo stesso spazio del segnante. Questo è importante da dire perché è un po' come l'idea dello spazio che impieghiamo nella scrittura, per esempio, l'idea, un'idea spaziale. Mentre noi siamo abituati a parlare con una lingua vocale, come questa, in cui ci si può sentire al telefono, ci si può parlare, per esempio, ci si può bisbigliare nel buio di notte, ci si può parlare in macchina stando uno dietro e uno avanti, e quindi è una lingua bidimensionale quella che con la quale che noi frequentiamo, no? Se noi mettessimo il nostro parlato su una stringa, lo potremmo disegnare con dei pitch, cioè un'altezza, un'intensità vocalica, e starebbe benissimo in due dimensioni. Ma anche la scrittura è una lingua bidimensionale, cioè anche quando queste stesse cose che io sto dicendo le dovessi andare a trascrivere, me le troverei in due dimensioni. Ecco che la lingua dei segni ci esplode come invece una lingua pazzesca, perché ha bisogno di tutto questo spazio qui, non solo questo, ma anche questo, cioè lo spazio di distanza tra un segnante e l'altro. Mai come in questi tempi la distanza è diventata un topics della nostra vita, e quindi si mostra come una lingua tridimensionale, che è una cosa molto particolare. Dunque questo, tutto questo, è soprattutto il tronco superiore, è lo spazio segnante. Ci sono anche segnanti, anche sordi, che parlano con i piedi. Perché io dico segnanti e non dico semplicemente sordi? Perché, per esempio, una scrittrice famosa, Claudia Durastanti, che è figlia di sordi, è una segnante nativa, nel senso che è nata da genitori che segnavano, quindi per lei è come quegli interpreti che conoscono benissimo l'inglese perché avevano una mamma italiana e un papà inglese, per esempio. Lei quindi è una segnante, appartiene a questa comunità pur non essendo sorda, quindi è più giusto dire segnanti piuttosto che dire sordi. Insomma, non solo i sordi segnano. Un'altra cosa, per esempio, che io non sapevo quando ho cominciato ad appassionarmi alla lingua dei segni, era che le lingue dei segni non sono universali. Cioè, noi siamo portati a pensare che i segni siano uguali per tutte le persone, invece no, non è così. Infatti io dico lingua italiana ai segni e posso dire anche lingua francese ai segni, lingua americana segni. Ogni comunità segnante ha la sua specifica lingua dei segni. Questo anche perché? Prima cosa, perché la lingua dei segni è una lingua storico-naturale. Questo è stato proprio riconosciuto dalla comunità internazionale delle lingue. È una lingua storico-naturale ed è strano, no? Perché noi siamo abituati a pensare che le lingue storico-naturali sono quelle a cui viene assegnata una loro letteratura di riferimento, invece la lingua italiana dei segni non ce l'ha, non c'è una letteratura scritta in segni, ci sono delle poesie fatte in segni, ci sono dei film in segni, c'è molto teatro in segni, ma non c'è una letteratura di riferimento. Eppure è così organica a una comunità che la comunità internazionale la riconosce come una lingua storico-naturale, quindi, come tutte le lingue storico-naturali, è legata a una posizione geografica, quella posizione geografica nella quale si muove la comunità. Per farvi capire, è vero che un segnante francese capisce un segnante italiano meglio di quanto un francese capisca un italiano, però è anche vero che è immerso nel contesto della propria nazione, legge giornali in italiano, libri in italiano, guarda persone che non sanno segnare, cerca di capire cosa dicono, e quelle persone, se sono brave, fanno quello che sto facendo io adesso, cioè si aiutano con il labiale chiaramente articola fonemi dell'italiano e della lingua italiana, ed è per questo che le lingue tra di loro non sono interscambiabili. Ma ovviamente la lingua dei segni ha una matrice iconica molto forte, per cui vi faccio un esempio. Foglio. Se io dico foglio, posso dire così in una lingua, posso dire così in un'altra.
se noi sappiamo che quella parola vuol dire foglio, risaliamo all'immagine e capiamo questo, io lo capisco. Se io so che questo vuol dire foglio, lo capisco come foglio, ma anche se so che questo significa foglio, lo capisco come foglio. Ne ho uno qui. Sì. Il punto è, se io non sapessi che quella parola significa foglio e vedessi fare così, potrei pensare che significa anche campanellino, oppure no, potrei capire, potrei non sapere assolutamente associare questo segno a una parola. Bene, questa matrice iconica molto forte, che quindi abbiamo visto subito che non è così trasparente come sembra, noi siamo portati a pensare che è comprensibile, ma invece non è così comprensibile, e chiaramente ha aiuta in qualche modo i segnanti di paesi diversi a comprendersi. Cioè, in linea di massima, io posso dire per la mia esperienza di aver visto segnanti americani parlare e capirsi bene con segnanti italiani, mentre se una persona non conosce proprio, se un americano non conosce proprio l'italiano, sarà difficilissimo che lo capisca, quindi loro in qualche modo sono avvantaggiati. E in questo caso è bello dire, per esempio, che l'unica lingua che si discosta, cioè i sordi mi dicevano, c'è una lingua che noi, anche se la vediamo segnare, non, di cui non capiamo proprio nulla, ed è il cinese. E l'esempio più bello che vi posso fare rispetto a questa distanza che c'è, è che tutti i segnanti del mondo, quando marcano la prima persona, cioè io si dice così, ok? Quando io marco la prima persona, vado un po' indietro con le spalle. Io le ho detto che era bella. Allora, io le ho detto, qua marco la persona, marco la terza persona, questa persona, che cosa che è bella, no? Quindi vado un po' indietro perché sto mettendo il mio suffisso, le ho detto che era bella, d'accordo? Quindi tutte le lingue, diciamo, dei segni del mondo marcano l'io qui, il pronome io è qui, il cinese no, lo marca così, io. E quindi vedete già da questa cosa, da questa distanza, che diciamo il cinese è una lingua veramente difficile anche nei segni. Bene, una cosa per esempio che a me affascinava moltissimo era proprio la necessità di questa spazialità, per esempio, del dover, del posto, diciamo, dove si marcano i pronomi. Cioè l'idea che quando un segnante comincia un discorso, si deve far circondare in qualche modo da tutto lo spazio che è attorno e investirlo di ruoli. Voglio dire che se io in una conversazione ho posto la ragazza bella qua, come ho fatto all'inizio, le ho detto che era bella, ora lei per tutta la conversazione rimarrà sempre qua. Anche se io non, anche se non esiste, perché io in realtà la sto segnando nell'aria e poi la lascio lì. Però per esempio a un certo punto io posso risponderle qualcosa e io non le risponderò di qua, le risponderò di qua, perché lei sarà sempre quella persona che avevo marcato all'inizio. Quindi questo pronome che io userò resterà tantissimo a navigare nell'aria. E questa idea, per esempio, no? Di a volte è anche molto chiara in certi segni. Per esempio, che ne so, nel segno della folla, della gente che è attorno, oppure nel segno di una manifestazione. Questa è una manifestazione, quindi io posso pensare che ognuna di queste dita sia una persona e queste persone marciano in colonnate lungo la manifestazione. Ma capite bene che quindi c'è uno scambio continuo di rapporto tra il segnante, tra il significante, il significato e l'universo che lo circonda, che viene continuamente marcato. Prima ho detto una cosa, prima ho detto che parlando della bidimensionalità versus la tridimensionalità della lingua dei segni, che per esempio due persone che parlano una lingua vocale si possono parlare se hanno seduto uno dietro e uno avanti in macchina. Questa è un'esperienza da fare, in realtà lo fanno anche i sordi sono bravissimi a guidare senza mani. Un'esperienza allucinante, però molto divertente. In realtà io ho visto fare ai sordi qualunque cosa e i segnanti possono qualunque cosa. E, ho visto tenersi una conversazione in una macchina fatta in questo modo. La persona, che il guidatore, teneva con un ginocchio il volante, con le mani segnava e segnava nello specchietto retrovisore.
Per cui, cioè, segnava qua, in questo spazio qua, per cui quello che stava alla sua destra lo guardava, quello che stava dietro riusciva a guardare perché era tra i due poggiatesta, e poi guardava la risposta nello specchietto retrovisore, il che mi faceva pensare che lo specchietto retrovisore non fosse orientato alle frenate delle macchine di dietro, bensì agli interlocutori di dietro. Però insomma io questo l'ho visto fare, quindi si può anche, voglio dire, si può fare anche una conversazione in macchina. Questa cosa è molto pericolosa, ma insomma smentisce quello che vi ho detto all'inizio come esempi. E allora non lo ammetteranno mai, però io l'ho visto fare. Però avete notato che io dico sempre lingua vocale, non dico mai lingua verbale. Questo perché? Perché anche la lingua dei segni è una lingua verbale, nel senso che contiene dei verbi. Quando noi diciamo invece lingua vocale, intendiamo che viene espressa con la voce. Quindi, siccome è molto importante imparare a dare i nomi alle cose, dobbiamo imparare che la lingua dei segni è una lingua verbale, come tutte le lingue storico-naturali, come tutte le lingue del mondo. Anzi, è una lingua molto più radicata di altre esperienze linguistiche strane, come per esempio, che ne so, le esperienze del creolo, no? C'è un libro bellissimo di Oliver Sacks che io vi consiglio, pubblicato da Adelphi, che si chiama Vedere i voci, ed è la storia del grande neuropsicologo, neuropsichiatra che entra nell'unica università per sordi che esisteva all'epoca della sua compilazione di questo libro, quindi negli anni Ottanta, e questa università era in America. Lui entra in questa università in un periodo particolarissimo della vita di questo campus, di questo Ateneo. Lui entra, non parla la lingua dei segni, e quindi comincia a vedere gruppuscoli di ragazzi che chiacchierano tra di loro a segni, fidanzati che si baciano, professori che corrono a fare lezioni, quello che succede in tutte le università del mondo, solo che tutto questo succede in un silenzio irreale. In realtà i insegnanti non sono silenziosissimi, perché in qualche modo quando uno segna fa un sacco di casino. E adesso spero che il microfono mi aiuti, però diciamo che... Sentite questi scoppi continui che sono un poco... Ovviamente questa è una cosa che io produco, perché io non sono una segnante nativa, io sono una che conosce un po' la lingua dei segni, però io mi aiuto molto con il labiale. Ci sono questi scoppi continui di fiati, e poi il fatto che i sordi ovviamente non calcolino i suoni esterni fa sì che possano avere suonerie altissime, che non gli importa se sbatte una porta, se suonano le campane all'improvviso. Quindi in realtà le comunità, quando uno entra in una comunità di segnanti, non sente un silenzio irreale, sente un casino di pazzi, però sente il silenzio delle parole. E questo è il grande portato di questo libro di Oliver Sacks, che lui traduce nel titolo Vedere voci. Però dicevo, lui entra in questo campus in un momento molto particolare della storia di questo campus. Perché? Perché per la prima volta gli studenti stanno facendo una occupazione. E perché? Che cosa vogliono gli studenti in questa occupazione? Vogliono un rettore sordo. Loro si sentono molto forti come comunità e non si sentono compresi, capiti, rappresentati fino in fondo da un rettore udente, benché fosse un udente che parlava benissimo la lingua dei segni, perché appunto era il rettore di un'università particolare. Però loro decidono di fare una manifestazione alla fine del libro, che ha degli spunti veramente generosissimi, bellissimi. Alla fine il libro ci riusciranno, quindi anche questa università si doterà di un rettore sordo. Questa cosa però è molto importante, perché racconta di quanto le lingue storico-naturali, le lingue che parliamo, le lingue che fanno sì che noi ci possiamo esprimere attraverso i canali che ci sono dati dalla natura, diventino tutt'uno con la nostra identità. Cioè quanto sia importante quel passaggio tra significante e significato, che va oltre la denotazione, ma in realtà arriva molto più a connotare come siamo fatti, come, che cosa siamo. Cioè serve al nostro spirito identitario, il modo in cui parliamo ci serve tantissimo.
Benissimo, allora in conclusione vi voglio raccontare di questa cosa che ho notato in questo periodo. Questo periodo che ci ha visti per 2 mesi quasi tutti i giorni davanti alla TV a cercare di capire, a seguire questi bollettini medici con il capo della protezione civile. E avete notato c'era sempre una figura alla loro destra, che è stato il motivo per cui io poi ho voluto imparare la lingua dei segni. Io stavo all'università, io sono laureata in lettere classiche, quindi proprio un'altra cosa, e cominciai a vedere queste in televisione, queste interpreti della lingua dei segni che davano il telegiornale, mi affascinavano tanto. Pensavo, che cosa brutta, io posso imparare tutte le lingue del mondo, ma se voglio parlare i segni non li conosco, allora devo imparare, invece di imparare, che so, andare a imparare il tedesco, imparerò la lingua dei segni. E in questi giorni mi sono state di grande conforto, le ho trovate bellissime, intelligenti e trasparenti, che è una nota difficilissima quando si è un insegnante, nel senso che loro sono bravissime, si vede che sono interpreti di madrelingua, cioè si vede che fanno proprio quello, è il loro lavoro e lo sanno fare bene. La cosa difficile era non esserci, no? Perché l'interprete in qualche modo deve trasmettere il messaggio senza aggiungervi niente. E io le ho trovate molto eleganti, soprattutto quando non c'erano le risposte, perché a volte i giornalisti incalzavano nei momenti di maggiore dolore di questi tempi, incalzavano con domande che tutti ci facevamo: quando finirà, perché ci sono tanti morti, e i politici non potevano rispondere e quindi davano delle non risposte. Io ho trovato elegantissime queste interpreti che planavano nelle non risposte, sono riuscite a fare una cosa bellissima, che appunto è stata quella di dare corpo al silenzio o all'omissione o alla bugia. E vi saluto.